Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Board Games e Dintorni. Oggi facciamo un video speciale, particolare, un po' noir, ma perché lo sto facendo dal mio ufficetto, micro ufficio da 1 metro quadro con il computer davanti. Adesso vedremo anche qualcosa sul computer, anzi, abbiamo la registrazione qua. Dicevamo, voglio parlare un po' dei giochi 4X a tema spaziale. Ultimamente ho fatto un po' di riflessioni su questi giochi anche grazie a un ragazzo che poi, di cui poi vi parlerò, che anche lui ha un canale YouTube. E niente, mi era venuto un po' da pensare un po' su per quanto riguarda tutte queste nuove IP che stanno uscendo, e poi ci sarebbe anche un discorso da fare sui KS, cosa sono diventati, però vabbè, questo faremo in un altro video. E questo perché, come tipologia di giochi, sono dei miei preferiti, sono sempre stati tra i miei preferiti questi qua dei 4X spaziali. È che siamo sempre alla ricerca, noi appassionati del 4X definitivo, del gioco migliore mai uscito e tutte queste cose qua. Allora, oggi vi parlerò nello specifico di tre giochi vecchi già usciti che penso tutti conoscano, tre IP nuove. Che nessuna di queste tre è uscita, c'è il KS per due in corso, una invece è già finito, ma c'è la possibilità di late plage. E faremo un confronto un po' di questi prodotti. Ecco, questo non vuole assolutamente essere un video polemico, ci mancherebbe, so che per qualcuno magari potrebbe esserlo fare confronti di questo tipo. No, è semplicemente una riflessione che mi è venuta da fare. Allora, partiamo dalle nuove IP che molti di voi probabilmente di cui molti di voi probabilmente hanno sentito parlare. Adesso inizio a mettervele qua schermo. Allora, iniziamo con questo Voidfall. Questa qua è stato, cioè, è un progetto di successo, manca 10 giorni, ma quasi è arrivato a 1 milione di euro. E all'inizio mi ha attirato l'attenzione parecchio, soprattutto per, devo dire la verità, per una questione grafica sulle navi. Cioè, mi piacevano veramente tanto queste miniature di navi. E però, così a prima vista, mi è sembrato un progetto incasinato. Ora, un paio di giorni fa sono incappato in un canale nuovo, di questo ragazzo qua, P come Pigro. La sua analisi su questi giochi mi è piaciuta tanto. Lui ha fatto un'analisi su Fractal, che è uno dei tre che andremo a vedere dopo, e su Voidfall. Quindi non starò qua a spiegarvi nulla su questi giochi, perché l'analisi, un'ottima analisi, l'ha già fatta lui. E se volete, vi invito ad andare sul suo canale, che è questo qua che state vedendo. Lui è ancora agli inizi, allora anch'io sono ancora agli inizi, per carità. Lui è ancora più agli inizi di me, però devo dire che ha fatto delle belle analisi. Tra l'altro, ho parlato con lui anche del terzo gioco di quelle IP nuove che vedremo, e la pensiamo praticamente allo stesso modo. E dato che, come il mio amico Simone mi ha insegnato, tra YouTuber bisogna darsi anche una mano, senza avere pregiudizi di né altro, perché diciamo la verità, qui non si tratta né di guadagnarci sopra né niente. Vi posso assicurare che uno YouTuber, quantomeno gli YouTuber a nostro livello, non guadagnano nulla, hanno solo da perdere, e questione solo di investire da parte nostra tempo e soldi per le attrezzature, però abbiamo nulla da guadagnare. Tra l'altro, in Italia è veramente difficile con canali tematici di questo tipo arrivare mai a guadagnare qualcosa. Quindi lo facciamo principalmente per passione e non vedo nessun motivo per cui non fare un po' di pubblicità, dare una mano a un ragazzo se appunto se lo merita e sta facendo dei buoni contenuti. Quindi appunto vi segnalo questo P come Pigro, perché secondo me ha trattato bene gli argomenti e vi dà una spiegazione molto più approfondita e digeribile di quella che uno può di quello che uno può capire, diciamo, guardandosi così questo KS, soprattutto per quanto riguarda questo Voidfall, perché Voidfall è un gioco parecchio complicato. È venuto fuori che è un Eurogame parecchio parecchio complicato, e all'inizio mi attiravano un poco, per carità. Ci sono alcuni aspetti grafici delle carte che mi piacciono tanto.
mi piacerebbe avere un 4X molto molto profondo, però dopo che ho sentito un attimino l'analisi di questo ragazzo, ho iniziato un po' a farmi delle domande. Da qui sono passato a Fractal, questo l'ho visto dopo, questo qua Fractal, e anche questo molto carino, molto pulito, questo qua ha uno stile secondo me molto elegante, più di Voidfall. Ci sono i Mac, ci sono anche qua un sacco di cose, anche per questo vi invito ad andare a vedere magari il video di Pico Me Pigro, perché anche questo gioco lui lo spiega molto molto bene e vi dà un'idea proprio di com'è questo gioco, no? Abbiamo delle miniature, non tantissime, qua le navi, devo dire la verità, sono troppo spigolose, non mi intrigano per nulla, però il gioco ha una sua eleganza che mi piace tanto. Io apprezzo tantissimo l'eleganza, la pulizia nell'interfaccia, nelle schede, i materiali sono di qualità e tutto quanto. Ora, questi due giochi, se li vogliamo completi e in base non hanno tanto senso nei KS perché tanto li troverete in retail, e probabilmente spenderete anche meno a prendere il retail. Questi ha senso prenderli con tutte le cosine in più, quindi con le miniature, con le navi, con tutto quello che sono i vari accessori. Entrambi arriviamo a delle cifre importanti, cioè superiamo i 150 euro. Poi con tasse che adesso le mettono dappertutto, il problema delle spedizioni dall'estero, le dogane, compagnia bella, insomma, entrambi costano una bella cifra. Andiamo vicini ai 200. Probabilmente con spese di spedizione, tasse e tutto staremo sui 200 euro. Quindi è un bel investimento, non sono delle cose da poco. Insieme a questi ci mettiamo anche Stellaris, che è l'altro 4X nuova IP che i tre giochi di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Che vi avrei raccontato. Ecco, Stellaris hanno già fatto il KS, però si può fare il Let's Plage. Anche questo è una bella fucilata perché stiamo parlando di una cifra anche più alta degli altri due. Per questo però c'è anche una cosa in più, cioè non è un aggravante, nel senso che su questo qua non si ha ancora nulla di concreto, non si ha un manuale definitivo, non si sa bene come funziona il sistema di combattimento, si sa veramente tanto poco e ha tirato su 2,5 milioni di dollari questo progetto, non è che ha tirato su proprio 2 lire, però da quello che questo ve ne ho anche parlato in uno dei miei video. Sembrava non ci fosse nulla sotto, c'era tutto che stanno sviluppando adesso in corso d'opera, quindi è un bel punto esclamativo questo. E la riflessione qual è stata? Ma noi veramente abbiamo bisogno di questi prodotti qua? Cioè, perché dobbiamo andare a metterci soldi e tanti? Non si tratta del giochino da 50 euro, tante risorse in prodotti che a parte la loro aspetto grafico, tutto sommato, non vanno né a ridefinire il genere, quantomeno, a parte forse Stellaris, che è quello forse più innovativo di tutti, stando sulla carta, però gli altri, Fractal sembra un 4X molto leggero, Voidfall sembra interessante, ma è pieno di roba incasinata, e sinceramente non so quanto potrà reggere sul tavolo un prodotto di questo tipo, quante volte si andrà a intavolare. Abbiamo veramente bisogno di questa roba quando basta guardarci un attimino alle spalle e comunque abbiamo degli ottimi prodotti che sono costati meno di questi e li possiamo reperire quasi tranquillamente. E di cosa stiamo parlando? Ragazzi, esiste Twilight Imperium. Twilight Imperium è un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. Il quarto, io l'ho recuperato questo, il quarto in italiano, stiamo parlando di una cifra intorno ai 140-150 euro. Che è una cifra alta per carità, ma è sempre più bassa di quel KS. Questo è un prodotto fatto e finito. Questo è un signor prodotto. Questo qua è un 4X che secondo me finora nessuno ha superato. Ce n'è uno che ci si è avvicinato, ma quello che ti dà come sensazioni è ancora lì. È il re questo di 4X secondo me. Non è perfetto, non lo consiglierei a tutti assolutamente perché è un prodotto lunghissimo, ha bisogno comunque di un gruppo di minimo 3 persone. Ed è solo per amanti di questo genere, però io sto parlando appunto da appassionato del genere, per appassionati del genere, e appassionati del genere questo ce l'hanno, lo conoscono sicuramente. Questo qua è un prodotto eccezionale che queste nuove IP secondo me non vanno a intaccare quasi minimamente dal punto di vista visuale, miniature, meccaniche. Questo ha ancora delle meccaniche validissime tutt'oggi, è molto molto divertente e vi dà l'idea proprio di una conquista spaziale, scontri epici, centinaia di miniature, morte nere, pianeti, chi più ne ha più ne metta, è un gran prodotto.
problema di questo prodotto, che vabbè, è per appassionati e che ha un'espansione che è veramente fuori di testa come costi, che è questa qua, la Prophecy of King, che qua adesso non ce l'ho. Comunque c'è uscita l'espansione che aggiunge i Mac, aggiunge un sacco di altre cose, però costa su un centinaio di euro, mi pare di averla vista poco meno. Ma io non so se la prenderò mai, devo dire la verità, perché già quello che c'è nel base è veramente esagerato. Oltre a lui, cosa abbiamo? Abbiamo Eclipse. Adesso c'è la seconda versione che è molto più gestibile magari della prima. Io ho la prima con tutte le espansioni, è un signor gioco. Questo qua io me ne sono innamorato quando è uscito. È un gioco che addirittura l'ho giocato io da solo, tenendo sei razze, facevi tornei tra le sei razze contemporaneamente, per quanto mi piacque i tempi. Anche questo non è perfetto. Secondo me dura anche troppo poco la partita, perché si chiude sul più bello. Giocato in più persone è un altro pianeta. Però, signori, questo qua è un signor gioco. Quindi questo qui è, secondo me, uno dei pochi che è riuscito veramente a avvicinarsi a Twilight, e merita tantissimo. Cioè, se non l'avete giocato, questo ha delle meccaniche incredibili, eccezionali, bellissime. È piaciuto tantissimo il sistema delle risorse sui pianeti, il sistema delle navi custom che introducevi, praticamente fate voi il design della vostra flotta. Questo è un signor gioco. E se uscisse un KS di questo adesso, insomma. Cioè, questo ha poco da temere da queste nuove IP, secondo me. E poi c'è un altro che è, andiamo a cercarlo sempre qua, è Space Empire 4X. Allora, questo qui è un altro giocone, diciamo, però questo è molto più particolare, molto più di nicchia, è della GMT e diciamo anche lui è tanta roba. Questo non ce l'ho, gli altri due ce li ho, li ho giocati, non ce li ho, però ho visto un sacco di video e tutto quanto. Questo qua secondo me ha semplicemente un problema che comunque è un problema grosso, a mio avviso, di grafica. Cioè, è un gioco molto spartano e l'occhio vuole la sua parte. Allora, vedere queste miliardi di segnalini, qui non avete nulla, né di miniature né di niente, dovete immaginarvi tutto. È un po' dura, diciamo. Il gioco, il base, non costa tantissimissimo, però, dato che va presa, dicono quasi tutti, dicono va presa sicuramente la prima espansione, il Close Encounters, poi c'è l'altra, l'ultima, che aggiunge le tiles belle con la grafica bella dei pianeti, e questo qua ha preso tutto sfiorando i 200 euro. Quindi questo qua ha un grosso problema di costi, secondo me. Questo è veramente solo per appassionatissimi. Poi potrebbe non piacere proprio a tutti, un po' troppo deterministico, si dice. Sta di fatto che, per chi non guarda, diciamo, tanto l'aspetto grafico, ma va più sulla sostanza, questo potrebbe essere un buonissimo prodotto. Ora, alla luce di questi tre prodotti, queste nuove IP costosissime, perché sono costosissime, Stellaris in primis, Stellaris, Fractal e questo Voidfall, che penso che attiri tante persone, ma hanno senso? Allora, non è che sono contro le nuove IP, ci mancherebbe. Hanno senso se veramente questi prodotti vanno a innovare, vanno a darci un qualcosa in più. Ma basandomi anche sulle analisi che ha fatto Pi come Pigro, per quanto mi riguarda, che ero molto orientato a fare il KS ad esempio di Fractal più che di questo, perché Fractal mi piaceva di più come pulizia, mi hanno convinto a lasciare un po' stare. Perché non mi danno nulla di nuovo. Cioè, io ho lì sullo scaffale Violet Imperium 4 e Eclipse, voglio un 4X e mi tiro fuori quelli. Ecco, questi hanno un vantaggino. Essendo dei giochi moderni, hanno la possibilità di essere giocati in solitario, e il Fractal ha la campagna, che potrebbe essere interessante. Però mi chiedo quanto l'esborso monetario giustifichi questa cosa. Anche perché, oddio, ho detto tra di noi, giocare un 4X da soli non è il massimo. Cioè, su computer ne avete migliaia, giocate su computer. È vero, a me piace di più il board game, mi piacerebbe anche a me avere uno di questi magari in solitaria, però ripeto, c'è sempre questione di andarci a investire mica poco. E poi l'esperienza è veramente così innovativa? Cioè, il problema è che se la fanno troppo leggera ci rimane a bocca asciutta.
E se invece vai su Wolfhall e te la fanno troppo incasinata, poi ti viene male a intavolarlo spesso un gioco del genere. Quindi non lo so, cioè, ecco, per carità, se volete prendetevi di questi comunque, detto tra di noi, non sono dei cattivi prodotti, ecco. Se non avete nessun 4X e volete cose nuove per forza, secondo me questi qua vanno benissimo. Sono un po' troppo overpriced, però va bene. Ecco, sui prezzi di KS ci sarebbe da farci un video dedicato a quello, perché adesso stiamo veramente andando fuori di testa. Cioè, ormai il prezzo standard di KS è 150, 250, 350, cioè ormai abbiamo quelle cose lì. Se state sotto i 150, beccate la versione quella proprio scrausa scrausa, che poi l'anno dopo la beccate anche dal negozio online. Quindi per forza di cose dovete spendere quelle cifre. E vabbè, lasciamo stare. Comunque, questi qua, di loro, se non avete nessun 4X, per iniziare, Wolfhall per iniziare non tanto, però sono dei buoni prodotti, secondo me. Ma per chi ha già Twilight Imperium e l'altro, sinceramente non lo so, a meno che non volete collezionare proprio giochi 4X. Poi, per carità, io i giochi fantasy li prendo, non dico tutti tutti, ma quasi tutti, e poi li rivendo anche. Quindi non voglio fare sta cosa anche con i 4X, prenderli e rivenderli. Sono comunque giochi molto impegnativi anche da rivendere questi. Però ecco, chi li volesse prendere, secondo me fa anche bene, per carità. Wolfhall lo vedo più per gente esperta, cioè questo lo vedo per la gente molto esperta, e mi piacciono tantissimo le navi, non ha senso prenderlo senza quelle miniature lì, perché i cruiser, soprattutto le navi, le corvette sono bellissime. Fractal invece è un po' più per tutti, e ha la particolarità Fractal di aggiungere, e anche lì sono soldi, la campagna e il Core Experience sono 79 euro, poi avete l'Addons 119 con la campagna, e l'automata anche lì, la versione single player, altri 30 euro. Ma cacchio, mettetecelo dentro subito, vabbè. Fractal secondo me è un po' più per tutti, o per chi vuole quell'esperienza della campagna un po' più particolare. C'è da dire che la campagna di Fractal non potete giocare in solitario, e anche qua Pico Mepego lo spiega bene nel suo video, e ne parla di questi aspetti, quindi non sto qua a dilungarmi più di tanto. Quindi la campagna comunque competitiva la giocate in due. Di questi qua, non dimentichiamoci di Stellaris. Allora, Stellaris è quello messo peggio come punto di sviluppo, e che non si sa proprio nulla, però potenzialmente, secondo me, è quello più innovativo. Perché il fatto di avere una campagna legacy, un fatto di avere il drop-in, drop-out dei giocatori, di poter comunque sviluppare un vostro impero all'infinito quasi, giocando le singole sessioni e facendo sì che altri giocatori possano iniziare con voi senza risentirne di questa cosa, droppare il vostro impero trasformandolo praticamente in un impero dell'intelligenza artificiale, i Lost Empires, quelle cose lì, ha tantissime cose molto molto innovative, ed è ispirato, se non preso, dal videogioco per PC che io gioco ancora oggi, ed è secondo me un gran gioco di 4X, a patto di avere tutte le sue espansioni. Quindi questo qua è il più costoso. È, secondo me, il più innovativo, è quello però di cui si sa meno, cioè quello che veramente ti lascia un attimino perplesso, perché non lo so, non c'è nulla di veramente concreto. E questa cosa delle clip, tra l'altro, che vanno a rappresentare la popolazione, forse non è una cosa così felice, perché immagino tutte queste mollettine, ce ne sono dentro centinaia, metterci delle mollettine che si potranno rompere o chissà che altro, ma non lo so, forse sono meglio i sistemi di popolazione degli altri due, di Fractal e di Wolfhall. E niente, non so, cioè, per carità, forse a volte conviene fermarsi e guardare a quello che c'è già sul mercato. Molte volte mi è capitato di scoprire delle perle che sono uscite da anni e non avevo mai considerato, o ho riconsiderato dei prodotti che sono già sul mercato. Secondo me, per quanto mi riguarda, ho detto, bah, mi fermo, lascio perdere tutta sta roba che esce e mi concentro su quella che ho già. Quindi penso che andrò a rigiocarmi Twilight Imperium 4 e Eclipse. Soprattutto Eclipse, è un gioco che mi intriga veramente, veramente tantissimo. E ho il dubbio se vale la pena di passare al Second Dawn, che ha un po' di cose carine. Hanno sistemato magari il regolamento, hanno messo delle cose molto molto belle per quanto riguarda le miniature dentro nel gioco, e anche i trade dove organizzare i propri imperi, però
per tenere traccia delle risorse, insomma, hanno fatto tantissime cose carine come si chiama? In Eclipse. Quindi, boh, non so, però io avendo tutte le espansioni di quello del prima edizione, probabilmente non ne vale la pena, cioè alla fine il gioco comunque quello è, quello rimane. Ma non so, era una riflessione, nulla di polemico, per carità, ripeto, quei giochi nuovi che arrivano, se li volete prendeteveli. Sono anch'io tentatissimo, soprattutto da Fracta, però poi dopo aver visto un po' le analisi e averci pensato un po' su, sono probabilmente dei giochi che mi gaserebbero magari per una settimana e poi andrei a rivendere. Non credo che andranno a sostituire, comunque a rimpiazzare completamente prodotti come Eclipse, Twilight Imperium. Per chi ha questo Space Empires, io non penso che quelli vi andranno a sostituire questo Space Empires se avete tutte le espansioni di questo. Questo è un peccato, questo qua io lo vorrei prendere, mi frena il prezzo, cioè il prezzo che alla fine è tutta carta, qui è un montagna di carta. Il gioco non è anche light, questo come regolamento, come flusso, non è un gioco difficile, anche se può spaventare della GMT, uno dice oh mamma mia, chissà cosa vado incontro. No, se andate ad informarvi, questo è forse il gioco più approcciabile e più facile di tutti, però l'entry level, che minimo è 140-150 € per avere il base con l'espansione, a me mi blocca parecchio per avere questa sfratanga di segnalini che poi dovrò prendere per forza dei portatoken qua, meno un paio di portatoken che ti costano, quelli della DVG che prendevo io costano parecchio. E avere un po' di portatoken, organizer, se devi organizzare bene un gioco del genere. E l'occhio vuole la sua parte, qua insomma convincere gente a giocarci, non lo so. E mio fratello sì, perché mio fratello come me siamo antichi, noi veniamo dall'epoca di questi segnalini, noi adoriamo questi segnalini qua, con le statistiche, questi fatti così. Ma adesso si vuole di più la parte visiva, si vogliono le miniature fatte bene, per carità. Anch'io mi sarei anche un po' rotto di quella roba lì. E niente, non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se andrete a fare i KS di questi qua, di Fractal e dell'altro, di Voidfall. Io personalmente adesso sto aspettando solamente il KS, quello di Too Many Bones Unbreakable, che è pesante perché è un'ammazzata incredibile da quello che ho visto. Cioè, minimo minimo lì per avere tutte le nuove cose saranno 200 € ma minimo, si stima 250-280. Quindi mi dovrò concentrare su quello. Avete visto gli ultimi video, li sto facendo tutti su Too Many Bones, secondo me è il gioco perfetto, poi ci farò anche una recensione su questo Too Many Bones e mi concentrerò su quello. È che in questo periodo veramente avevo voglia di un bel 4X nuovo, innovativo, fatto bene, moderno, che staccasse un po' col passato. Pensavo di trovarlo in questi, ma non lo so. La Stellare se lo sto tenendo d'occhio, perché se minimo minimo questi mi dimostrano che dietro c'è sostanza, che la cosa funziona, tra questi tre penso che potrebbe essere la mia scelta preferita. Fractal è per me troppo light. E troppo light, basta. E invece Voidfall, secondo me, è troppo arzigogolato, è troppo incasinato nelle meccaniche. Anche i tile della mappa troppo colorati, troppa roba. Lo spazio è nero, buio con le stelle. E io quando vedo tutti questi colori sgargianti nello spazio, un po'. Sì, anche Twilight Imperium ha i pianeti un po' coloratini, ma non così. Cioè, questo veramente, secondo me, esagera un pochino in colore. Peccato che mi piacciono veramente tanto le astronavi, queste qua, dove che sono? E anche le razze, i disegni delle razze, lo stile grafico mi piace tantissimo, però ecco, la versione base avete queste robe qua, che sono dei cartoncini come navi, che sono anche pratici per metterci sopra i cubetti, sono pratici, anche se questi cubetti io pensavo, anche lì pensavo fossero chissà che cosa, commercio, risorse, tutto quanto, no, sta a indicare che voi avete 3 di un tipo, 2 di un altro tipo, cioè ad esempio questa qua su 3 cubetti sono, se non ho capito male, rappresentano 3 navi di questo tipo, quindi semplicemente un contatore in più per evitare di riempire la mappa di roba. La versione delle miniature, guardate che belle, le razze sono bellissime, i disegni.
la versione quella buona, quella da 135 euro, ha queste miniature qua che sono bellissime. Queste qua mi piacciono tantissimo, le corvette, il design delle corvette è fantastico, un po' meno questi qua, non male queste, i destroyer. Portaerei no, sono un po' schifide, anche le corazzate non è che mi fanno impazzire. Però investire tutti questi soldi per il design di un paio di navi, sinceramente, nah. Queste cose qui sembrano degli splash meteoritici. Mo', anche questi non è che mi sfizzino più di tanto. Però, per carità, un certo appeal questo gioco lo tiene. Niente, dai, non voglio dilungarmi. Ah, qui addirittura con 30 euro in più esagerate, vi fate i 30 token di metallo più 40 qua, sono di metallo, vabbè. Alla fine questi sono un po' dei money grabbing, tra virgolette, queste robe qua, questi update qua. Prima o poi ci troveremo con le tiles fatte di pelo di ermellino pregiato, 500 euro al gioco, non lo so. Vabbè, ragazzi, era solo due chiacchiere così per spezzare un po' da Too Many Bones, anche perché sennò finisce che faccio un canale monotematico di Too Many Bones. Spezziamo con i 4X. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete più o meno d'accordo con quello che vi ho detto in questo video. La vostra opinione mi interessa sempre. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ecco, se non mi state seguendo, mi raccomando, se vi interessa Too Many Bones, sto giocandomi una campagna che sta andando tra l'altro malissimo. Poi porterò gli altri personaggi piano piano, farò le recensioni e andrò avanti lì per un bel po', perché quel gioco lì per me è il top. Poi vi dirò anche perché. E poi faremo anche altri video, ho in cantiere altra roba che dovrò portarvi, anche su alcuni giochi vecchi che quasi sicuramente molti di voi non conoscono, e li porterò a breve. Adesso ho tempo di girare tutta sta roba, ve li porto. E grazie di essere stati con me. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi e fate un like se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti da Borghese dintorni.